Buonasera, eccoci qua. Il giornale questa sera, scusate, la voce non è baritonale questa sera, non è da sicuramente opera lirica. E comunque, questa sera partiamo, come doveroso, perché c'è lo sviluppo decisivo della vicenda che riguarda i 5 Stelle e il Comune di Roma. È stato lo stesso sindaco, Virginia Raggi, a spiegare in un video postato significativamente sul blog di Beppe Grillo che si tira avanti, è passata, la possiamo chiamare così, la linea garantista, cioè saranno i PM e non i partiti o i giornali, queste sono le parole testuali di Virginia Raggi, del sindaco di Roma, a decidere cosa si deve fare con l'assessore Muraro, se si deve dimettere oppure no. Però da un post scriptum del testo che viene pubblicato proprio sul blog di Grillo, delle stesse parole pronunciate nel video dalla Raggi, si dice che Marra, sappiamo essere l'esponente, il dirigente del comune che veniva considerato il plenipotenziario, sarà destinato ad altro ruolo, quindi almeno una vittima sacrificale, chiamiamola così, c'è, di una vicenda che ha portato a galla una serie di tensioni anche interne ai 5 Stelle, che però il direttorio supera questa sera con una sorta di parata comune sul palco di Nettuno a sud di Roma, che era già la tappa conclusiva del tour motociclistico di Alessandro Di Battista, ma accanto a lui ci saranno anche Grillo, Di Maio e il resto del direttorio del Movimento 5 Stelle, e che vanno avanti dicendo: ma parlate tanto di noi e non parlate di quello che succede a Milano. Cioè, ma cosa succede a Milano? Che il sindaco Sala, lo spiegheremo, ha una pendenza che probabilmente si sanerà proprio nei prossimi giorni, in quanto la procura ha chiesto l'archiviazione per una vicenda in cui è indagato, ma anche lui, come Lavuraro, non ha ricevuto avvisi di garanzia. Parleremo anche delle anticipazioni che sono state fatte ieri sera e che oggi trovano alcune variazioni, alcune conferme. Ha fatto ieri sera Renzi su cosa ci potrà essere in una legge di stabilità che a quanto pare si conferma essere confezionata con aspetti di impatto sociale, anche magari in vista del referendum tra fine novembre e dicembre. La data, come si sa, non è ancora nota. Ma c'è un evento internazionale di cui si parla e vi voglio anticipare subito anche un commento. Perché? Perché è stato annunciato che nella terra di nessuno, tra la Francia e la Gran Bretagna, che sta a Calais, proprio dove ci si imbarca, dove c'è lo storico imbarco verso Dover, verso la Gran Bretagna, lungo il canale della Manica, lì verrà eretto un muro anti-migranti. È l'ultimo muro di quelli che purtroppo sono riapparsi in molte zone d'Europa. Però se a erigerlo è il governo ungherese, che è tanto poco amato in Europa, e c'è uno strepito internazionale. Adesso arriva la notizia di un muro che viene eretto dagli britannici con col consenso dei francesi, le due tradizionali democrazie dell'Europa, ma non è meno vergognoso, almeno ai nostri occhi. Vedremo anche come Hollande è ai vertici della sua impopolarità, 9 francesi su 10 non vogliono neppure che si ricandidi, e vedremo un allarme internazionale per l'ISIS che vorrebbe colpire la diga strategica dell'Iraq, si inonderebbe mezzo Iraq se venisse giù, la diga di Mosul, ma è proprio la diga che viene ristrutturata dagli italiani con la presenza dei militari italiani. Questo è altro. 30 secondi, titoli del TG. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo un colloquio con Grillo, posta sul blog proprio di Grillo un video in cui annuncia che la Muraro resta al suo posto e saranno semmai i PM, non i partiti o i giudici a decidere della sua sorte. Viene spostato ad altro ruolo Marra, così viene annunciato, e il nuovo titolare del bilancio, De Dominicis, resta anche lui al suo posto. E proprio in questi minuti i vertici dei 5 Stelle, da Grillo a Di Maio, da Di Battista a tutti i membri del direttorio, salgono sul palco a Nettuno per una manifestazione che originariamente era
è concentrata sul no al referendum, ma che vuole essere anche una prova di compattezza in una città retta tra l'altro dall'amministrazione 5 Stelle, dopo tutto quello che è successo. Governo al lavoro su una legge di stabilità che guarda i conti ma anche fatalmente al referendum. La sanità dovrebbe avere una dotazione aumentata di 2 miliardi, mentre tra gli impegni già presi ci sono anche la somma aggiuntiva prevista per le pensioni e il nuovo contratto degli statali, tutto cercando di far tornare i conti pubblici in attesa di un via libera europeo. Il governo di Londra finanzierà la costruzione a Calais di un muro per impedire ai migranti di salire a bordo dei camion diretti in Gran Bretagna. Il tutto ovviamente con l'accordo della Francia. La barriera in cemento sarà alta 4 metri e lunga 1 chilometro, costo 2 milioni di sterline. I lavori iniziano entro un mese. È una vergogna. La diga di Mosul in Iraq sarebbe l'obiettivo di un imminente grande attacco da parte dell'ISIS che userebbe per l'azione 200 uomini e decine di kamikaze. La diga dove sono in corso i lavori di consolidamento è presidiata da 500 militari italiani. La notizia è diffusa da un sito di intelligence e viene considerata attendibile. Buonasera, quindi Virginia Raggi, d'intesa a quanto pare con Beppe Grillo, tira dritto e tutela il suo assessore Muraro, che come si sa è indagata a Roma, dice con un slancio garantista la Raggi, non saranno i giornali, non saranno i partiti, saranno invece i PM a decidere se ha fatto qualcosa di rilevante penalmente, e in quel caso si sa quale sarà la via d'uscita, ma se non è così, vediamo. Se dovessero emergere delle responsabilità, lo diciamo chiaramente, come abbiamo sempre fatto, non faremo sconti a nessuno. Tuttavia, lo dico chiaro, saranno i PM a dover decidere se vi è o meno un'ipotesi di reato. Non saranno certo i partiti, né tantomeno i giornali. Nel frattempo l'assessore Muraro continuerà a lavorare per pulire questa città. Questo è il mandato che i cittadini ci hanno conferito. E noi, cittadini e giunta, dobbiamo continuare a lavorare per Roma. La Muraro non si tocca, De Dominicis nemmeno, ma su qualcosa la Raggi doveva cedere. E allora via il collaboratore più prezioso, il vice capo di gabinetto Raffaele Marra, spedito ad altro incarico. Il video della sindaca viene postato sulla prima pagina del blog di Beppe Grillo. Come dire, questa è la linea ufficiale dei 5 Stelle sul pasticciaccio romano. Io ho le spalle larghe, dice la Raggi, che sembra ammonire. Il movimento è con me, vogliamo ripulire Roma e non ci fermeranno, perché su Paola Muraro, sulle sue vicissitudini giudiziarie, decidono i PM e non certo i giornali o i partiti. Alla fine della giornata più difficile dei 5 Stelle, la Raggi prova a spiegare cosa sta accadendo. Il fatto che io e la mia giunta siamo stati chiamati a lavorare per questa città, ma diamo fastidio a qualcuno. Testo concordato con Beppe Grillo? Certamente sì. Tra i due, da ieri sera, viene programmato e derubricato un faccia a faccia che non ci sarà mai, almeno non in questi giorni. Ma oggi c'è stata una telefonata tra i due, dalla quale, quasi certamente, è stata partorita l'essenza del video della sindaca. Beppe Grillo si è fatto raccontare da Virginia Raggi la sua versione dei fatti. A lei ha chiesto moderazione e attaccamento al movimento. Insomma, avanti tutta e ognuno al suo posto, perché Raffaele De Dominicis, fresco assessore al bilancio, non si tocca, nonostante le sue candide ammissioni sui rapporti con qualche studio legale di Roma, i San Marco. E allora Grillo sta parlando proprio in questo momento a Nettuno nel meeting. Andiamo a sentire direttamente cosa sta dicendo. Vediamo, dietro di lui ci sono Di Battista, Carla Ruocco e Fico, quelli che si vedono. E vedete anche Di Maio coperto parzialmente dai flash. Sentiamolo. Ha risparmiato 90 milioni in due mesi con le ferie incorporate. 90 milioni non sono niente, era una piccola porzioncina piccolissima, ma non li ha risparmiati facendo cose che ha tolto delle cose ai privati perché si possono fare con le persone in pubblico. 90 milioni, allora chi ha perso quei 90 milioni? Comincia a fare due conti. Comincia a fare due conti che è iniziata qualcosa che non si era mai visto in quel comune lì. Allora quello di
ho 70 anni quasi, ho fatto la mia vita, ho figli di qua, me ne dimentico qualcuno di là, ho fatto un po' di casino della mia vita, ma io voglio ringraziare questi ragazzi fantastici, il famoso Questo per documentare il momento, come avete visto, chiamiamolo così, dell'orgoglio del Movimento 5 Stelle, che si mostra tutto unito, Grillo con il direttorio, con Di Battista e Di Maio. Ma facciamo un passo indietro, perché la vicenda ha messo allo scoperto che qualche disagio c'è, visto che contemporaneamente tre giornali, visto che dei giornali si parla tanto, hanno mostrato dei documenti che arrivano direttamente dall'interno del Movimento 5 Stelle a raccontare l'altra faccia di questa vicenda di questi giorni. Una mail, uno scambio di messaggini e una conversazione telefonica registrata. Tre documenti pubblicati da tre diverse testate forniscono ulteriori particolari su quanto sta accadendo in questi giorni tra i 5 Stelle. Al centro, la figura più forte del movimento, Luigi Di Maio, sotto accusa tra i suoi per avere taciuto la notizia dell'indagine a carico dell'assessore all'ambiente di Roma, Paola Muraro. I documenti pubblicati oggi dimostrano che il vicepresidente della Camera sapeva. Cominciamo con lo scambio di messaggini su WhatsApp del 4 agosto, pubblicato dal quotidiano Repubblica, tra lo stesso Di Maio e due esponenti del mini direttorio romano, la senatrice Paola Taverna e l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo. Di Maio chiede notizie sull'inchiesta che coinvolgerebbe la Muraro. Si parla di gestione non autorizzata di rifiuti. Di Maio chiede se l'assessora è indagata. La Taverna risponde che sarà più precisa il giorno dopo. E difatti il 5 agosto la senatrice romana invia una mail al vicepresidente della Camera, pubblicata oggi dal sito del Messaggero. Nel testo si parla di un imminente avviso di garanzia per la Muraro che, scrive la Taverna, in ogni caso è indagata. Ti scrivo a nome di tutto lo staff romano, certa che tu riferirai opportunamente agli altri colleghi del direttorio nazionale, si legge nella mail. Di Maio invece non ha informato il resto del direttorio, spiegando poi ieri, durante la riunione Fiume, di aver interpretato male la mail e sottovalutato la situazione. Il terzo documento lo pubblica il Fatto Quotidiano e il resoconto di una telefonata fatta dalla sindaca Virginia Raggi allo stesso Di Maio nella tarda serata di lunedì scorso, dopo l'audizione in commissione Ecomafie e l'ammissione dell'esistenza di un'inchiesta a carico di Paola Muraro. Colloquio registrato dal giornalista del Fatto che si trovava nel locale dove Raggi cenava assieme al suo portavoce che dice che non bisogna rivelare la questione della mail. Di Maio e Raggi parlano di un possibile passo indietro della Muraro, ma la sindaca si sfoga. Datemi qualcuno, Luigi, io un'altra così non la trovo. O mi dite cosa fare o andiamo a casa. Concetto ripetuto più avanti. Così noi andiamo a casa, è l'unica che sa come funzionano queste cose. E allora Paolo Celata, che è a Nettuno, che cosa succede? Al di là abbiamo sentito parlare Grillo e adesso vediamo, se non sbaglio, laggiù in fondo mi pare di vedere Di Maio che sta parlando. C'è Luigi Di Maio che sta dando la sua versione, direttore, io lo farei sentire versione sull'assessora Muraro. Aver messo per strada dei rifiuti oppure aver creato una discarica abusiva. Io questa cosa ve la sto dicendo perché? Perché questo reato può essere punito con una multa, per esempio. Ma non lo sappiamo, perché lei non ha mai ricevuto un avviso di garanzia e noi non abbiamo carte in possesso per verificarlo. Ora io vi sto dicendo soltanto questo perché? Perché dovete sapere che l'ex amministratore delegato di AMA, l'azienda che gestisce i rifiuti a Roma, quello che l'ha gestita durante il periodo di Mafia Capitale nominato dal PD, ha fatto 14 denunce al nostro assessore all'ambiente, probabilmente facendola iscrivere nel registro degli indagati per le 14 denunce che ha fatto. Uno del PD denuncia, l'assessore risulta indagato perché è iscritto nel registro degli indagati. Ora, questa cosa qui è quello che io ho sempre pensato quando mi hanno informato del tema via SMS, via email. Ho commesso un errore, ho sottovalutato perché pensavo che quell'iscrizione venisse dalle denunce di uno nominato dal PD a capo dell'AMA. Quando poi
Il 4 settembre dai quotidiani abbiamo saputo che l'assessore era iscritto dal 18 aprile, sembra, da aprile, nel registro degli indagati. Io non ho mai ricollegato a quelle informazioni che ha avuto, perché quelle per me venivano dalla denuncia di quello del PD. È come se domani mattina andassi in tribunale. Allora, abbiamo sentito praticamente tutto quello che è successo. Abbiamo la Raggi, abbiamo sentito Grillo, abbiamo sentito quali erano gli aspetti del dietro le quinte, il retroscena su quello che si sono detti i 5 Stelle sull'annuncio e sulle rivelazioni che sono state fatte a Di Maio, e abbiamo sentito in diretta proprio Di Maio che spiegava queste circostanze. Torniamo poi in fondo al giornale, semmai a ricollegarci con Celata. Ma per chiudere questa pagina, e oggi è la giornata in cui in gran parte la vicenda sembra chiudersi con spiegazioni e anche scuse, avete sentito quella autocritica di Di Maio, c'è un altro aspetto. In questi giorni si diceva: vi occupate tanto di Roma e a Milano? Vediamo. L'indagine sul sindaco di Milano viene sventolata in queste giornate difficili per il Movimento 5 Stelle dai suoi sostenitori e leader come termine di paragone sul caso Raggi. L'argomento dei 5 Stelle è: sui giornali di Sala non si parla, ma ha indagato e ha mentito. La storia è nota. Quando era commissario unico di Expo, Sala, in una dichiarazione autocertificata pubblicata sul sito dell'Esposizione Universale nel febbraio del 2015, non ha indicato di possedere due società, una in Romania e l'altra in Italia, e una casa in Engadina, vicino St. Moritz. Me ne sono dimenticato, capita a tutti, sono uno che paga le tasse, era stata la difesa di Sala. Alla fine di aprile di quest'anno il non ancora sindaco aveva messo online le sue dichiarazioni dei redditi, sottolineando che lì la casa in Svizzera c'era. Ma dopo l'esposto dell'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato alla Procura di Milano il 26 aprile, due mesi prima della sua elezione, Sala era ufficialmente stato iscritto nel registro degli indagati. Lo scorso 3 settembre, in pieno caos Roma, è Alessandro Di Battista a scrivere su Facebook: in Italia c'è un sindaco che amministra una città di milioni di abitanti. Il sindaco ha mentito sulle sue proprietà. I TG non lo dicono perché il sindaco non è del Movimento 5 Stelle, ma è renziano e si chiama Sala. Abbiamo contro tutti quanti. Oggi il Fatto Quotidiano titola: Muraro indagata e bugiarda, resta Sala indagato e bugiardo pure. E in un dettagliato articolo ripercorre tutti i guai del sindaco di Milano, come il caso dell'assessora al bilancio Antonella Petrocelli, che ha lasciato l'incarico pochi giorni dopo la nomina perché è indagata per turbativa d'asta quando era segretario generale al comune di Como per il caso del piccolo Mose sul lago. Già prima dell'estate era trapelata la notizia che il magistrato Giulia Perrotti, titolare del Dipartimento sui reati contro la pubblica amministrazione, sarebbe andata verso l'archiviazione per Sala. La richiesta in effetti è stata inviata, ora la decisione spetta al giudice. Ma di politica fatalmente si parla non solo quando si parla di giustizia e di tutte queste vicende, bensì anche quando si parla della legge di stabilità, perché è evidente che questo passaggio a cui siamo vicini viene visto dal governo e anche dai suoi oppositori nell'ottica della lunga battaglia referendaria che ci porterà, in un giorno ancora non precisato, tra la seconda parte di novembre e l'inizio di dicembre, a votare per un sì o per un no. La prima settimana di settembre, tra una cernobbia e una chiacchiera, è andata e ora cominciano le grandi manovre sulla legge di bilancio. Manovre più che altro elettorali, qualcuno le chiama già mance, e forse nelle ore in cui si scopre che anche Angela Merkel, nella corsa al recupero di consensi, promette di tagliare 15 miliardi di euro di tasse ai tedeschi, tutto il mondo politico diventa paese. Il nostro eccezione certo non fa. Però va detto, la Germania non ha crescita zero e di tagliare le tasse può permetterselo. Anzi, prevede che nel 2020 aumenterà le entrate fiscali grazie proprio alla crescita economica. Ma è la ricetta al contrario che non funziona. Cosa ci sarà dentro la manovra finanziaria? Di numeri seri per ora pochi. Parlare di coperture con l'incognita della flessibilità è prematuro. La finanziaria è attesa entro il 20 di ottobre, ancora una quarantina di giorni. Poi sarà una corsa verso il referendum e la tentazione di farne un test più sulla politica economica che non sulla Costituzione sarà compagna di viaggio ingombrante. Anzi no, uno di numero oggi c'è. I 2 miliardi di euro in più per il Fondo Sanitario Nazionale che il ministro Lorenzin promette di difendere a spada tratta. Cifra prevista nel documento di economia e finanza con il passaggio da 111 a 113 miliardi di euro.
bisogna vedere come andrà. Ogni ministro, lo ammette anche la Lorenzin, difende i suoi capitoli di spesa. E uno, fortissimo, riguarderà le pensioni. L'ipotesi, ampliare la platea di pensionati che prende la 14ª dall'INPS, poco più di 2 milioni. Poi anticipo pensionistico, ricongiunzioni, la lista è già lunga, anche costosa. In Italia ci sono milioni di pensionati elettori e ci sono anche circa 3 milioni di statali elettori. È ufficiale lo sblocco del contratto, in realtà previsto dalla Corte Costituzionale, ma il conto finisce in questa prossima finanziaria, sulla base di analisi di merito, non per tutti cioè, ma gratis non sarà. La parola patrimoniale è circolata qualche attimo, sospinta dai sindacati, ma il ministro Alfano, leader del nuovo centrodestra, ha detto che se c'è quella, lui e i suoi, la manovra non la votano. E una cosa, oltre al PIL inchiodato, è già chiara. I primi fronti di spesa sono i soliti. Pensioni, sanità, si aggiungono agli statali. Sul taglio della spesa, invece, si attendono notizie che non siano le solite, le vorrebbe Bruxelles. Ma è tenero. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Brunetta, dice che se l'Italia fosse un'impresa, dovrebbe portare i libri in tribunale. E settembre, sì, è appena cominciato. C'è una vicenda internazionale che è vergognosa. Non è... Certo non ci giriamo attorno. Quando si profilò l'ipotesi di un muro eretto, come si sa, al confine sud dell'Ungheria dal governo di Orbán, che non è certo il più amato in Europa, né a Bruxelles, nei vari paesi, perché ci sono dei tratti autoritari che sembrano a molti pericolosi, lo scandalo fu internazionale. Oggi arriva la notizia che le due democrazie storiche d'Europa, la Francia e la Gran Bretagna, si sono messe d'accordo per un muro che sarà eretto a spese degli inglesi in territorio francese, a Calais, là dove si vuole evitare che i migranti si imbarchino clandestinamente sui camion per la Gran Bretagna. Se non è vergogna questa. I giornali britannici l'hanno subito ribattezzata la Grande Muraglia di Calais e corre il rischio di diventare il primo atto concreto di Theresa May, il premier che deve guidare la Gran Bretagna verso la Brexit. Il problema da risolvere è noto: i clandestini che a Calais, ovvero l'imbocco sul versante francese del tunnel sotto la Manica, saltano sui camion diretti in Gran Bretagna al ritmo di uno ogni sei minuti. La polizia francese fa quel che può e spesso deve fronteggiare l'aggressività di questi disperati, la maggior parte dei quali arriva dal gigantesco campo profughi tristemente noto come la giungla, un accampamento nato in sordina 15 anni fa ed esploso nell'ottobre dello scorso anno con la crisi dei migranti, una terra di nessuno e di dozzine di nazionalità che ospita, per usare un eufemismo, oltre 4.000 persone. Ora, per degli accordi diplomatici tra Francia e Gran Bretagna, le guardie di frontiera di Sua Maestà possono operare nella zona di Calais, tant'è che Cameron, nel picco della crisi migratoria, aveva promesso ai francesi 35 milioni di euro in sistemi di sicurezza. Il ministro dell'interno che trattava con Parigi era allora proprio Theresa May. Come vedete da questa cartina, l'autostrada che porta i camion verso il tunnel e i traghetti costeggia proprio la giungla. Una barriera di filo metallico spinato esiste già, ma qua si parla di costruire un vero e proprio muro di cemento armato lungo oltre un chilometro e alto 4 metri, del costo di 2 milioni e mezzo di euro. I lavori, ha annunciato stamani il ministro dell'immigrazione britannico Goodwill, cominceranno questo mese e finiranno entro gennaio 2017. È evidente la fretta dei britannici, sia per dare una risposta ai timori domestici per l'immigrazione clandestina, sia per calmare il governo di Parigi, che alla vigilia del referendum per la Brexit aveva minacciato Londra di buttare fuori le sue guardie dal suolo francese, riportando il confine sull'isola all'uscita del tunnel. Già, perché il paradosso di questo ennesimo muro europeo è che la nazione che lo costruisce lo tira su non sul suo territorio, ma su quello del vicino, sia pure in maniera legale. Un concetto che piacerebbe molto a Donald Trump, che in campagna elettorale va promettendo un muro col Messico per fermare i clandestini, il cui costo vorrebbe addebitare allo stesso governo messicano, che però non è stato consultato. E però, diciamoci la verità, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Per François Hollande, il presidente francese, oggi è la giornata forse, dal punto di vista del consenso, più brutta della sua presidenza.
E pensare che alle prossime elezioni presidenziali in Francia mancano ancora più di 6 mesi, ma le cifre aride e spietate, come al solito, sembrano invece aver già consegnato il ben servito a François Hollande, presidente socialista. La resa dei conti, insomma, viaggia spedita su cifre da brivido per lui, che ora abita all'Eliseo. 9 francesi su 10, infatti, non vogliono che Hollande si ricandidi alla guida del paese. Lo rileva un sondaggio della testata BFM TV, fonte giornalistica stimata, attivissima e ben informata, come qualcuno ricorderà, durante gli attacchi terroristici del califfato a Parigi nel novembre del 2015. Aride e spietate, dicevamo, le cifre emerse tra la folla intervistata. Un rifiuto pesante, oltre che crescente, con critiche aperte ad ogni settore sensibile su cui la presidenza Hollande ha messo le mani. Ai suoi connazionali, insomma, non è piaciuto quasi nulla dell'operato presidenziale, cominciato in maniera clamorosa con la scappatella notturna con l'amante alla quale portava croissant in scooter. L'episodio più recente e serio è invece la questione Burkini e la difesa dei valori fondamentali della moderna Francia, e poi la politica economica con il picco più alto di non gradimento e ancora quella per arginare il terrorismo. Lo critica inoltre il 72% degli elettori di sinistra in genere ed il 63% dei simpatizzanti socialisti. Rispetto a luglio scorso, Hollande ha perso altri 4 punti nella corsa alla presidenza, ora è quarto dietro ai vari Le Pen, Sarkozy, Juppé e anche al suo ex ministro dell'economia Emmanuel Macron, che appena 3 giorni fa ha lanciato l'ultimo stralo sul presidente, accusandolo di aver fatto poco o nulla per portare avanti le riforme necessarie alla crisi in corso nel paese. Macron è fresco dimissionario proprio per potersi dedicare a tempo pieno alla corsa presidenziale, e a rendere più amara la contabilità di casa Hollande c'è che se 9 francesi su 10 non lo vogliono più vedere all'Eliseo, 1 francese su 2 invece chiede proprio a Macron di tenere duro sino alla conquista della presidenza nella prossima primavera. C'è un allarme internazionale che viene rilanciato da un sito italiano, ma che viene preso tremendamente sul serio dagli analisti internazionali. Riguarda una diga strategica importantissima per tutta l'Asia più vicina a noi. È la diga irachena di Mosul, proprio quell'impianto che si sta ristrutturando a cura di un'azienda italiana, con la protezione di militari italiani. Non si tratta di un pericolo generico, ma di un vero e proprio warning specifico, un avvertimento dettagliato, quello lanciato dal sito Wikilao, specializzato in questioni di intelligence e sicurezza. La diga di Mosul, nell'Iraq del nord, sarebbe l'obiettivo del più grande attacco che l'ISIS abbia mai progettato. Lo rivelano qualificate fonti di intelligence che lanciano l'allarme rosso per le centinaia di italiani militari e civili dislocati proprio in questa zona, dove la ditta di costruzioni Trevi di Cesena in questi giorni si accinge a consolidare l'imponente sbarramento sul Tigri, che fornisce acqua e energia elettrica a centinaia di migliaia di persone. Un'infrastruttura fondamentale per il paese che, se venisse abbattuta, causerebbe una catastrofe umanitaria e ambientale. Per questo l'ordine dell'attacco sarebbe partito direttamente da al-Baghdadi. Gli uomini dell'autoproclamato califfo starebbero preparando da mesi un piano in gran segretezza, ma i movimenti sul terreno avrebbero rivelato le loro intenzioni. L'operazione si chiamerebbe Conquista della Morte e i leader dell'ISIS avrebbero deciso di costituire un esercito vero e proprio, formato da circa 200 elementi esperti e pronti a tutto, miliziani con passaporti francesi, russi, libici e tunisini. Ad aprire l'attacco ci sarebbero anche una decina di kamikaze ceceni. Nel complesso la potenza di fuoco sarebbe notevole e comprenderebbe anche pezzi d'artiglieria e persino missili. L'Italia, dopo un accordo con il governo di Baghdad e la coalizione internazionale, è stata chiamata a proteggere militarmente il sito, che si trova a 50 km da Mosul, che gli uomini in nero considerano la loro capitale in Iraq. La Task Force Presidium è composta da circa 500 soldati. I primi sono arrivati in Iraq in aprile per compiere ricognizioni e attività logistica. Parliamo brevemente, ma con grande soddisfazione, di ciò che sta accadendo per la nostra raccolta, la sottoscrizione a beneficio delle popolazioni colpite dal sisma di 2 settimane fa, insieme al Corriere della Sera. Infatti è stata raggiunta la quota di 4.245.000 euro, e quindi si può andare a pensare a quella quota 5 milioni che sarebbe decisiva per ripartire in maniera adeguata gli aiuti
alle 3 comunità che sono state toccate dal sisma. Si può ancora e si può continuare a aiutare anche con carta di credito sulla piattaforma www.unaiutosubito.org oppure con le altre modalità che state vedendo nei nostri cartelli. Importante ed è molto forte quello che è stato fatto, anche perché una simile cifra era al di sopra delle nostre speranze ed è doveroso dirlo. Sta parlando di Battista, ma non è questo che importa. Perché, per carità, con tutto il rispetto per Di Battista, mi pare, se mi senti, Paolo Celata, che ci sia una notizia al di là della questione dei 5 Stelle che è importante, riguarda le Olimpiadi, vero? Esattamente, l'ho detto in conclusione del suo intervento, Luigi Di Maio, che rimane, anzi, il Movimento 5 Stelle esprime il suo no chiaro alle Olimpiadi a Roma. Una cosa vi debbo anche su Beppe Grillo, perché ha ripreso la parola per dire guardate ragazzi che qualche, lui ha detto, cazzata la facciamo anche noi, ma Raggi, e qui il riferimento alla sindaca e quindi l'appoggio alla sindaca di Grillo, sta portando avanti un'impresa titanica, riuscirà nell'impossibile. Così Grillo sulla Raggi, ultima notazione nell'applausometro, Alessandro Di Battista batte tutti. Vabbè, ma gioca un po' in casa, no? Anche. Allora, Nettuno. Sì. È tutto per fino a questo momento. È stato un giornale molto condizionato da queste notizie che arrivavano da Nettuno, l'autocritica di Di Maio, ma la notizia è proprio data dallo stesso Di Maio, che quindi il Comune di Roma dice no alle Olimpiadi, ed è un no che è abbastanza tombale per le speranze del Comitato Olimpico italiano di ospitare i giochi del 2024. Dopo di noi in onda gli ospiti di David Parenzo e di Tommaso Lavate sono Marco da Milano, Luca Telese, ma anche Gianni Alemanno e Sergio Cofferati, oltre al viceministro Zanetti. Noi ci fermiamo. Allora è il momento finale, quello dedicato alle borse. Vi devo dire che Milano ha chiuso molto positivamente con un più 1,41%, invece in negativo dopo anche le notazioni sulla fragilità della crescita americana che sono arrivate dalla Federal Reserve, è in negativo frazionalmente Wall Street, Dow Jones meno 0,11, Nasdaq meno 0,10, però mi pare che la tendenza sia al recupero. È tutto, vi lascio come detto in onda, noi ci vediamo domani sera, buonasera.